Ok, per la prima missione che voglio fare, ed è anche una missione che potevo fare benissimo un bel po' di tempo fa, ma non avevo un requisito che è molto difficile da ottenere, che vedrete, dobbiamo prima registrare nell'Affinity Chart Paola, che è questa bambina qua. Ma come vi fate a trovarmi? Questo posto lo conosco solo io. E Sesame. E Sesame. Perché Sesame ci viene qui di notte. Non deve saperlo nessuno, capito? Ok, abbiamo registrato Paola nell'Affinity Chart. Adesso dobbiamo andare a cercare un'altra bambina. Altra bambina che si trova esattamente qui. Ed è Nerin, con cui dobbiamo parlare per attivare la missione. Ah, è Shulk. Ehi, ascolta un po'. Ho bisticciato un'altra volta con Paola. Lei dice che Rain è più forte e più coraggioso di te. Vai ad ammazzare un drago, così dimostri di essere tu il migliore. Ti dà di volta il cervello o cosa? Rain è molto più in gamba. Sei tu che non capisci niente. Shulk è molto meglio, è simpatico e gentile. Rain è grande e forte. Rain è scemo. Rain è furbo quanto Shulk. Bene, bene. Shulk è più buono. Rain è troppo grosso e fa paura. Rain può proteggermi. Niente potrà farmi del male finché Rain mi starà vicino. Sì, ma quando mai è capitato che Rain ti abbia protetta? Invece Shulk una volta mi ha riparato un giocattolo. Non ci credo, non è possibile. Ah! Cos'è? Vuoi metterti a piangere? Allora piangi, mocciosetta. Oh my god. Non lo so, forse le cose tra di voi peggiorerebbero e basta. No, voglio che tu ammazzi un drago. Se non lo fai, che figura ci faccio? Ma io e Rain non litighiamo mai. Non potreste prendere esempio da noi anche voi due? Credo di sì. Farò la pace con Paola, ma dovete promettermi una cosa. Che sarete per sempre ottimi amici. Ok, fai migliorare l'intesa tra Shulk e Rain e poi parla con Nerin. Allora, prima convincete me. Poi però dovete convincere anche Paola. Non c'è problema, lascia fare a me. Vedrete cosa padre Prodepon Ricky può fare! Oh my god, non mi esce la voce di Ricky oggi. Comunque, abbiamo già l'intesa tra Shulk e Rain al livello giusto, che è il livello blu. E quindi possiamo riparlare con Nerin. Allora, per questa quest dovete parlare con Nerin usando per forza Shulk, se no non si attiva. Riparliamo. Mole, sta ferma. Ah, ma quindi ce l'avete fatta a diventare amicissimi per la pelle. Ho capito che anche il duro Rain sa essere gentile. Ho cambiato idea. Ora però ditelo anche a Paola. Ma dovrete sforzarvi di più, altrimenti quella non vi crederà. Ok, dobbiamo andare a parlare con Paola adesso. Allora, per parlare con Paola, l'amicizia tra Shulk e Rain deve essere al livello viola. E quindi dobbiamo parlare con Paola, perché ce l'abbiamo già addirittura al livello rosa, che è il livello massimo. Parliamo con Paola. Paola, sta ferma! Cosa vuole Nerin che io faccia? Devo osservare Shulk e Rain? Perché me lo chiede? Ah, ho capito, così mi rendo conto di come sia bella la loro amicizia. Ehi, è davvero migliorata. Shulk e Rain ora sembrano proprio amici per la pelle. Come l'invidio, sarebbe bello che io e Nerin fossimo così affiatate. Ma secondo me per i ragazzi è diverso. Anche noi ragazze possiamo essere così amiche. Scommetto di no. Beh, se pensate il contrario, dimostratelo. Allora, per questa quest dovete far salire al viola anche l'amicizia tra due membri femminili del gruppo. E vi chiedete perché ho dovuto far salire l'amicizia tra Sharla e Melia al viola? Ecco, per questa missione. E credo che devo parlargli con Sharla o Melia per farla andare avanti. Non sono sicuro, Proviamoci. Incredibile, allora esiste davvero un'amicizia profonda tra due donne. Spero di poter fare la pace con Nerin. Shulk e Rain sono buoni amici, possiamo esserlo anche noi. Ormai siamo grandi, dobbiamo smettere di bisticciare. Ho deciso, vado subito a fare la pace con lei. Saremo per sempre ottime amiche. Ok. Oh my god, le voci dei bambini devo fare. E mi distruggono la gola. Comunque, torniamo a parlare con Nerin. Nerin? No, io parlo solo con Shulk. Oh my god, vuole parlare solo con Shulk.
mettiamo Shulk davanti. Va bene. Sta ferma però. Paola ha cambiato idea. Ora possiamo tornare a giocare assieme. Nerina e Paola sono diventate buone amiche proprio come Shulk e Rain. Ok, e abbiamo un oggetto e abbiamo completato questa missione. E vai, questa missione si sblocca praticamente all'inizio del gioco. Però ho voluto farla adesso perché non mi sembrava il caso di iniziarla e poi non poterla completare. Comunque, abbiamo finito questa quest che era una quest singola, non è una catena. E andiamo a fare la prossima quest. Allora, per questa quest dobbiamo parlare con Giacomo. E Rain commenta, quindi parliamoci. È disgustoso. Se continua così il mio curry sarà famoso per quanto è immangiabile. Non sembra il massimo. Questo problema più preoccupante di tutti i debiti di Vicky. L'hai detto, palla di pelo, sono tutte e due cose da non ignorare. È questione di vita o di morte. L'ingrediente segreto sono le mele danzanti, danno quel tocco in più. Ma mi sono quasi finite le scorte. Ok, detto papale papale, non ho tempo per cercarle. Non puoi smettere di cucinarlo, io non vivo senza il tuo curry. E non fai neanche pagare extra per le porzioni più grandi. Dici sul serio? Beh, grazie, sei troppo buono. Allora mi aiuterete? Non ve ne farò per pentire, credetemi. Ok, il negozio di curry è famoso per i suoi squisiti piatti al curry. Non ha più ingredienti a sufficienza, dai una mano a Giacomo a trovare gli ingredienti necessari. Raccogli 5 mele danzanti. Davvero non ti scoccia? Saresti di grandissimo aiuto, te ne sarò riconoscente. No problem, sarà fatto in men che non si dica. Vi aiuterò anch'io. Ok, per ottenere le mele danzanti non le andremo a cercare in giro per tutta la colonia 9, ma le andremo a scambiare. Ok, dobbiamo parlare con Rosemary che si trova qua di notte. Hi there. E dobbiamo scambiare. Baratto, non c'è problema. E sarà uno scambio lungo perché, se non mi sbaglio, non ne ho neanche una di mela danzante. Ok, abbiamo ottenuto le 5 mele danzanti e dobbiamo tornare a parlare con Giorgio. Giorgio è il nome inglese. Giacomo, usiamo i nomi italiani per una volta che non fanno schifo. Ok, torniamo da Giacomo. Wow, trovate! È proprio a fagiolo! Ho appena usato l'ultimissima mela danzante che avevo. Grazie mille. Insomma, questo è quanto. Fatto, fatto! Bravo, Ricky! Puoi venire qui a prendere del curry quando vuoi, offro io. Ok. Il negozio di curry della colonia 9 può finalmente sfornare di nuovo i suoi rinomati piatti al curry. Ok, e abbiamo dei paramani caravan. E adesso si sblocca un'altra quest, sempre parlando con Giacomo. Con Giacomo, mi è venuto Giacomo perché ho unito i nomi inglese, il nome inglese al nome italiano. Ma per farla devo prima salvare, perché è una quest a bivio. Si può fare in due modi e farò prima il modo sbagliato, come sempre. Allora, parliamogli. Devo darci dentro. Ci sto dentro, sono in forma, non posso fermarmi un attimo. Un piatto per voi oppure 5? Aiuto. Oh. Oh. Paola. Che? Che ci avete da guardare? Vi faccio ridere? Pensate che sto lavorando troppo? Sì, in effetti mi sento proprio a pezzi, sono tempi duri. Ma quando penso alla mia dolce figliola tutte le pene svaniscono. In una visione Giacomo ha avuto un collasso per il troppo lavoro per aiutare sua figlia. Fai in modo che tutto questo non accada. Convinci Giacomo oppure parlane con la sua famiglia. Accetta. Grazie per l'interessamento, ma non preoccupatevi, va bene? Allora, perché la quest è a bivio? Perché appunto possiamo sia convincere Giacomo che parlare con Paola. E la strada sbagliata da fare è parlare con Giacomo. Quindi io per prima cosa parlerò con Giacomo. Ma chi m'ammazza a me? Io sono grande e grosso, non mi sfianco per il lavoro. Beh, se mi volete aiutare, mi andrebbe un po' di latte appena munto. È molto nutriente. Con quello dovrei farcela ad andare avanti un po' di più. Ok, dobbiamo trovare del latte appena munto. 3 bottiglie, vero? Andiamo a vederlo.
in corso. Troppo lavoro e poco denaro si chiama questa missione, bello come nome. Tre porzioni, sì, tre porzioni. E per trovare il latte appena munto non lo dobbiamo cercare dagli Armadix come ci dice la missione, ma li possiamo scambiare con Marsha. Ok, abbiamo le tre porzioni di latte appena munto e torniamo a parlare con Giacomo. Dov'è Giacomo? Giacomo, eccoti qui. Accidenti amici, che bel favore mi avete fatto, grazie, siete grandi. E ora a tutta velocità. Va bene, rallento un po'. Sai cosa? Un sacco di gente adora il mio carry e io non voglio deludere nessuno. I clienti sono importantissimi. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra lavoro e famiglia. Oh, ok, troppo lavoro e poco denaro. Ora che Giacomo le ha sostanze nutrienti è di nuovo in grado di aiutare sua figlia. E prendiamo questo oggetto. E adesso dobbiamo riparlare di nuovo con Giacomo. Ok, meno male che era una missione che si poteva rifiutare, perché gli ho parlato per sbaglio con Rain, quando in realtà è Sharla quella che commenta. E dobbiamo riparlare appunto con Giacomo. Bello vedervi, posso rubare un minuto del vostro tempo prezioso? Ho un favore da chiedervi. È possibile sapere qualche dettaglio? Scommetto che già lo sapete. Sofia, non è ovvio? Si tratta di Paola, è così sola, vi va di andare a giocare con lei? Non è compito tuo? Sì, ma via, non è giusto. Voi le piacete un sacco. Non è meglio se gioca con voi piuttosto che da sola? Ok, parla con Paola. Sfortunatamente Giacomo non può giocare con Paola. Vuole che tu trascorra un po' di tempo con lei e faccia tutto quello che le piace. Benissimo. Secondo me sarà contentissima di rivedervi. Puoi contare su di noi, ce la faremo senza problemi. Non scordarti di me, Sharla. Abbomba sul problema, insieme. Certo, sono sicura che darai il meglio di te. Non è forse così, Rain? Coraggio! E dobbiamo andare a parlare con Paola, che è qua fuori a giocare. Meno male, non è nascosta là dietro. Parliamole? Parliamole? Come sei? Siete venuti a trovarvi, a trovarmi, ma che piacere! Ah, ho capito, Papino ve l'ha chiesto per favore, eh? Ma perché Papino non viene lui a stare un po' con me? Forse vuole una figlia più brava, sì, deve essere così. Ehi, che ne dite se vi aiuto a picchiare un po' di mostri? Così vedete quanto sono brava! Sulla collina del lago Burrone c'è un Conix Demone, spaventoso! Però io sono solo una bambina, non è che potreste pensarci voi? Se faccio qualcosa di buono, Papino vedrà quanto sono brava! E per voi questa è una bazzecola, no? Vi prego, aiutatemi! Ok, dobbiamo andare a sconfiggere il Conix Demone al lago Burrone, quindi andiamoci! E dobbiamo andarci a nuoto perché non è un punto di riferimento, ma è un luogo. E niente, ho trovato una mela danzante. Adesso che non mi servono più perché le ho già scambiate. Credevo ci fosse un item orb, ma in realtà è l'armatura di Sharla. Wow. Allora, il Conix Demone, se non mi sbaglio, è qua sopra. Eccolo lì, visto. Dobbiamo fare tutto il giro perché naturalmente non possiamo arrampicarci di lì. E il Conix Demone è di livello 13, quindi credo che lo faremo fuori in mezzo secondo. Non usiamo nemmeno le tecniche perché tanto lo faremo fuori con gli attacchi. Con gli attacchi automatici. Ok, difatti. E prendiamo il forziere e torniamo a parlare con Paola. Che oh my god, si è andata a nascondere qua. Che bello! Allora, non è qua. Dov'è finita Paola allora? Ah, eccola. Allora, l'ho vista sulla mappa. Paola, 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 ferma. Ok. Che bello, l'avete battuto. Ora tutta la colonia si sentirà meglio. Adesso posso andare in giro a testa alta dicendo: i miei amici hanno sconfitto il Conix Demone. Fantastico, ci fa sempre piacere dare una mano. Assolutamente d'accordo. Ci diamo da fare per migliorare le cose un po' alla volta. Concordo con te, Rain. Ora che ci penso sei proprio... Non importa. Ve ne saranno tutti grati. Grazie per avermi dato retta, non mi sono mai divertita tanto. Ok, dobbiamo tornare a parlare con Giacomo. Giacomo? Si è divertita, vero? Siete grandi, amici. Fantastico, ci fa sempre piacere dare una mano. Assolutamente d'accordo. Ci diamo da fare per migliorare le cose un po' alla volta. Concordo con te, Rain. Ora che ci penso sei proprio... Non importa. Potete passare un po' di tempo con lei un'altra volta, magari? Aspetta, no, non è giusto, è vero. Sono io quello che deve stare un po' con lei, sono un egoista.
Comunque, grazie per oggi. E abbiamo completato Paola si annoia. Paola è davvero felice adesso, il suo papà troverà il tempo per giocare con lei. E prendiamo i gambali Quark. Ma questo non era il modo giusto per fare questa missione. Ok, per il secondo modo di fare questa quest dobbiamo parlare con Paola anziché parlare con Giacomo. Quindi parliamole se sta ferma. Paola, ok. Che papà lavora troppo e così morirà di fatica. Ma io gli ho detto di far piano. Mica voglio che muoia. Vi prego, salvate il mio papino. Io già non ho la mammina, mica voglio perdere pure il papino. Ogni sera gli facevo un massaggino alle spalle. Diceva che ero brava, forse è per questo che ora si stanca. Secondo me dovrebbe andare un po' a casa a riposarsi. Ma quello non smette mai, lavora e basta ogni giorno e non fa altro. Sapete che mi è venuta un'idea. Farò finta di essere svenuta e voi lo andrete a chiamare. Se mangio un po' di mentucce folli sembra più vero. Non è che potresti andare alle grotte di Tefra e portarmene tre? Ok, ce le abbiamo già le mentucce folli. Paola, non credo sia una buona idea fare quello che stai facendo. Però vabbè, secondo Xenoblade Wiki questa è la strada migliore, quindi facciamola. Le avete? Ragazzi, siete davvero fenomenali! Accidenti che puzza, qui mi sa che svengo davvero. In ogni caso il piano resta uguale. Andate a dire a Papino che sono svenuta e poi fate fare a me. Ok, dobbiamo andare a parlare con Giacomo. E parliamo con Giacomo. Cosa? Paola è svenuta? Oh no, la mia bambina. Tornerò più tardi, grazie per avermi avvisato. Alla fine fingeva e basta, ma le ho fatto una bella lavata di testa. Ma io lo so perché si è comportata così, è colpa mia. Non ho trascorso abbastanza tempo con lei, che padre sono? Ho sbagliato, cambierò. Anche a costo di preparare meno curry. Ok, troppo lavoro e poco denaro, completata. Giacomo e Paola sono più vicini che mai grazie a questa piccola messa in scena. Ok, e ci dà un difesa etere su 2. E per la prossima missione dobbiamo parlare di nuovo con lui. E Charla ha preso una nuova tecnica, vediamo che tecnica è intanto. Nebbia curativa. Oh my god, via colpo risanante, subito nebbia curativa. È praticamente la versione AOE del colpo risanante. Cura gli status alterati a tutti, poi lo vedremo bene in battaglia. È una tecnica fenomenale, wow. Comunque, vediamo con chi devo parlargli. Ok, devo parlargli con Danban, parliamogli. Detesto ammetterlo, ma da quando passo più tempo con Paola il mio curry è peggiorato. I clienti mi dicono che non ha più lo stesso sapore. Molti non riescono manco a finirlo. La mia vita privata è migliorata, sì, ma il lavoro va alla malora. Non esagero se vi dico che sono in crisi. Questo è un problema. Grosso problema! Amici, è una faccenda seria. Sapete che mia figlia è la cosa più importante del mondo per me, ma non posso darle una vita dignitosa se sono sul lastrico. Sarò sincero, ho un altro favore da chiedervi. Non è che potreste trovarmi 5 sacche di uova di Piranhax? Nel curry ci stanno benissimo. È solo un tappabuchi, ma farà il caso finché non riprendo il ritmo. Devo ammettere che questo piano non sembra molto convincente. Boh, non so, è solo un'idea. Spero almeno di conservare qualche cliente. Devo pur salvare le apparenze. Per il bene della tua famiglia. Ok, ottieni 5 porzioni di uova di Piranhax dai Piranhax sulla gamba di Bionis. Da quando Giacomo sta trascorrendo tanto tempo con la sua adorata figlioletta, la qualità del suo curry è un po' scaduta. Un po' scaduta. No, si dovrebbe dire scadente, però vabbè, il gioco dice scaduta, quindi accontentiamolo. Aiutiamolo a sollevarsi dalla crisi. Vi prego, mi servono quelle uova di Piranhax. Fatelo per Paola, non per me. Cosa? Mi sto ripetendo. Nessun problema, consideralo già fatto. Anche Pradepon fa vedere quello che sa fare! Ok, andiamo a prendere le uova di Piranhax. Ok, vi ricordate il simpaticissimo asilo del viandante con i simpaticissimi Batubatu e Gerugu? Ecco, per questo oggetto dobbiamo scambiarlo con Gerugu. E quando ho visto che dovevo scambiarlo con Gerugu, mi è quasi venuto in mente di mandare tutto in fuck e prenderli dai Piranhax le uova, perché non volevo ritornare qua. Però tutto sommato è comunque più veloce venire qua, anche se ci si mette tanto. Vabbè, sarà comunque uno scambio lungo, perché non credo di averne manco una di uovo. Neanche manco una di uovo
Wow, so parlare, mi dicono. Ok, abbiamo le 5 uova di Piranhax e torniamo da Giacomo. Giacomo, dove sei? È sparito? Oh my god, è sparito Giacomo. È sparito. Vabbè, proviamo a cambiare l'orario, magari lo troviamo ad un orario diverso. Ok, difatti, eccolo. Giacomo, non sparire più. Oh, avete portato le cose che vi avevo chiesto, e che primizie. Ora mi servono soltanto 3 tuberi succosi. Renderanno il mio carry una prelibatezza se non vi scoccia, eh. Ok, dobbiamo trovare i tuberi succosi e vediamo con chi li devo scambiare. Ok, siamo di nuovo da Giacomo. Oh my god, ho dovuto andare in giro per tutta la piana, per tutta la piana di Gaur, per tutta la gamba di Bionis, per trovare sti cavolo di tuberi succosi. Perché non esiste nessuno in tutto Bionis che me li scambia. E allora li ho dovuti cercare così. Vabbè, comunque parliamo con Giacomo, va? Oh, avete le cose che vi avevo chiesto e sembrano ottime. Ora mi serve soltanto... Anzi no, questo va benissimo. Da oggi nessuno potrà dire che il mio carry è terribile. Ah, non ti preoccupare, è stata una sciocchezza. Sì, sì, sì! Tutto bene, nessun problema per Ricky! Ora devo soltanto mettermi sotto e diventare un cuoco esperto. Più il mio carry è buono, più vestiti potrò comprare per Paola. È ora di tornare all'opera. Grazie per l'aiuto, ragazzi. Ok, ci vuole un colpo di fortuna! Le cose sono tornate alla normalità al negozio di curry di Giacomo, il futuro è assicurato. E chiudiamo. Ok, e abbiamo finalmente finito questa quest nel migliore dei modi. E andiamo a vedere l'affinità con la colonia 9, perché magari è aumentata. Anche perché devo raggiungere le 4 stelle il prima possibile, perché c'è una missione importantissima che posso fare solo se ho 4 stelle e mezza.